Allora, possiamo vedere adesso come si installano i vari componenti della linea Compact. Aperta la scatola della Compact, troverete nella confezione il manuale multilingue, il set di tasselli e la dima per la foratura al muro. Si parte aprendo la cover frontale tramite i due pulsanti e rimuovendola si gira la stazione dove sul retro troverete lo sportello di accesso ai morsetti. A questo punto si aprono le quattro viti di fissaggio e si predispone il cavo possibilmente con dei puntalini. L'ingresso cavi può venire dal basso come anche dall'alto, appoggiandoli poi sul pressacavo nero che trovate all'interno che deve essere rimosso nel caso in cui i cavi abbiano sezione da 10 mm quadrati o superiore. Si fissano poi la fase, il neutro e la terra ai morsetti premendo con il cacciavite sul terminale di tipo push in quindi sulla parte arancione terminato il fissaggio dei cavi è necessario regolare la potenza della stazione tramite l'apposito selettore rotativo con un cacciavite a taglio andiamo ad agire sul selettore con posizioni numerate tra lo 0 e il 9 l'1 corrisponderà alla eh, portata di 6A, cioè di 1,38 kW, mentre il 9 corrisponde ai 32A, che sono i 7,4 kW di potenza massima della stazione. Se il selettore è posto sullo 0, allora la potenza della stazione dovrà essere regolata esclusivamente tramite la web app. Quando invece si seleziona una posizione numerica, questa resta come valore massimo della potenza della stazione che non può essere poi superato tramite eh, il settaggio via web app. Regolata quindi la potenza possiamo chiudere lo sportellino di protezione facendo attenzione di serrare attentamente le viti in modo tale da evitare che ci sia l'accesso a parti attive da parte del personale eh, non qualificato e Possiamo girare la stazione per fissarla a muro. Avrete preventivamente segnato le posizioni tramite la dima, eseguito la foratura per inserire il tassello, e sarà quindi possibile fissare in posizione definitiva la wall box tramite le viti dei tasselli stessi. Finito il posizionamento bisogna naturalmente richiudere la cover agevolando lo scatto finale in questo modo la stazione è completamente installata adesso vediamo in che modo si installa e poi come si configura una plus per la serie Plus, aperta la scatola, troviamo nella confezione un manuale di installazione ed utilizzo multilingue, il set di tasselli e la dima di fissaggio al muro. Inoltre vengono date tre carte RFID che sono già state associate alla stazione stessa. Si gira la stazione per eh, estrarre la piastra di fissaggio al muro. Iniziamo con svitare le due viti di questa piastra di protezione all'accesso della vite antifurto. Rimossa la piastra, si svita anche l'antifurto e si rimuove la piastra di fissaggio per slittamento. A questo punto possiamo anche direttamente fissarla a muro definitivamente tramite i propri tasselli. Vedete due levette che serviranno per poter smontare la cover frontale e passiamo alla parte anteriore della stazione. Tramite le due levette mostrate estraiamo la cover frontale. L Ingresso dei cavi avviene dal basso tramite l'apposito passacavi che dovrà essere forato per invito. Apriamo lo sportello di accesso ai terminali di cablaggio rimuovendo le quattro viti. Su questo sportello vedete chiaramente un disegno che mostra nella parte sinistra la sequenza dei cavi per il caso monofase o trifasico. Mentre sulla parte destra abbiamo il collegamento in bifase. Si devono rispettare le sequenze perché il firmware riconosce l'arrivo dei cavi. In caso si voglia utilizzare una funzionalità avanzata come il power management, è necessario acquistare separatamente un energy meter prodotto dalla Cint e configurato dalla Cabur. Il contatore viene connesso in modbus tramite questo morsetto dove sul laterale l'etichetta mostra RS485. Nel caso in cui vogliamo avere due stazioni collegate con la modalità di load sharing, quindi in condivisione della potenza disponibile, dovremo utilizzare un cavo dati per connettere la prima, la master, che verrà denominata numero 1 tramite web app alla seconda, la slave. I due cavetti devono mantenere la stessa dicitura che vedete sull'etichetta laterale con scritto CAN perché la comunicazione avviene in CAN Bisogna quindi aprire i morsetti a levetta si inseriscono i cavi di potenza come dal disegno già mostrato, si serrano le levette saldamente in modo che le molle interne alla morsettiera possano fare pienamente presa sui cavi e si può richiudere quindi la finestrella di protezione per evitare l'accesso alle parti attive. A questo punto è sufficiente infilare delicatamente la cover e posizionare direttamente la wall box sopra la propria piastra di fissaggio che avevate già saldamente fissato al muro. L'installazione da un punto di vista elettrico è terminata resta da fare la parte relativa alla configurazione. Bene, quindi dopo aver installato la colonnina è arrivato il momento adesso di configurarla, quindi Carlo ti chiederei di spiegarci appunto quanto è semplice attraverso la vostra app configurare le colonnine di ricarica della Cabur. Certamente, per configurare le stazioni... È sufficiente connettersi in wifi alla rete generata dalla stazione ed aprire la web app. Quindi si prende il proprio cellulare e si fa l'accesso. Vediamo come. Dal vostro dispositivo portatile, quindi il cellulare o il pc, andremo a selezionare da impostazioni ricerca reti wifi la rete che termina con le ultime due cifre mostrate sul display della stazione stessa. A questo punto dal browser si digita l'indirizzo IP 192.168.1.1 accedendo alla web app visualizzando lo stato di carico. Quindi andremo a scegliere il sistema IT di alimentazione solo nel caso in cui avremo il Cablaggio in bifase. In tutti gli altri casi si lascerà altri sistemi di alimentazione come già esce di default dalla fabbrica. Entriamo in configurazione. Richiesta la password 123456. Si imposta la corrente massima disponibile, quindi 14A per un contatore generale da 3 kW di potenza. Si sceglie il sistema trifase o monofase e si conferma. Sempre da sistema, se abbiamo applicato il meter esterno e quindi stiamo attuando il power management, andremo nel bilanciamento dei carichi che deve essere abilitato. La corrente deve essere la stessa già impostata, quindi 14 Ampere corrispondenti alla potenza dei 3 kW al contatore generale. L'indirizzo CAN va lasciato all'1, se però vogliamo aggiungere una seconda stazione che divida la potenza disponibile nello stesso garage, allora quest'ultima andrà indirizzata con un CAN a 2. Si conferma nel caso in cui per quanto riguarda l'autorizzazione tramite carta RFID, volessimo aggiungere o modificare carte, dovremo avviare la lettura della carta. Passata davanti al lettore RFID, verrà letto il codice alfanumerico ad essa associata e la posizioneremo come prima carta registrata su quella stazione per autorizzare la ricarica. Si conferma e da questo punto la stazione è completamente configurata. Bene, merita infine fare un particolare ragionamento nel caso in cui si abbiano più stazioni installate nello stesso luogo. Certamente in questo caso la prima cosa a cui fare attenzione è che la potenza disponibile sia sufficiente per il numero di stazioni che andremo ad installare. Inoltre nei sistemi trifasici bisogna cercare di mantenere equilibrato il carico. Dobbiamo dire che alcune vetture elettriche caricano esclusivamente in monofase, quindi attingono l'energia sempre dallo stesso polo in alto a sinistra della presa di tipo 2. Quindi sulla prima stazione dovremo prendere la prima fase di alimentazione e connetterla sul morsetto L1. Sulla seconda stazione dovremo prendere la seconda fase e connetterla ancora una volta al morsetto L1 della stazione. Nella terza stazione dovremo prendere la fase 3 e connetterla ancora una volta sempre allo stesso morsetto L1 sulla stazione di ricarica. In tal modo se dovessero arrivare simultaneamente tre vetture che caricassero tutte e tre in monofase, ognuna andrebbe ad alimentarsi su una fase diversa mantenendo equilibrato il sistema trifasico. Se le stazioni dovessero aumentare, ovviamente dobbiamo iterare la stessa sequenza. Poi dobbiamo assolutamente richiamare l'attenzione al fatto di scegliere la sezione dei cavi di alimentazione in base alla potenza nominale della stazione, perché è vero che è possibile regolare da parte dell'installatore e poi successivamente anche dell'utente la potenza da un minimo di 1,5 kW fino ai 22 nominali. Però noi dobbiamo metterci nella condizione di caricamento massima. Infine, tutte le prese, quindi tutte le stazioni, devono essere protette a monte da un magnetotermico differenziale di tipo A, in quanto sono equipaggiate con il DC Leakage Control, quindi il dispositivo di controllo delle fughe da corrente continua. A questo punto bisogna ricordare che se il parcheggio è soggetto al CPI, il certificato di prevenzione incendi rilasciato dai vigili del fuoco, ci saranno le bobine di sgancio e anche queste devono essere adeguate alla potenza della stazione. Tutte le nostre stazioni sono certificate presso i più autorevoli enti internazionali per la compact il TUF e per le PLUS il DECRA, per essere rispondenti alla normativa europea sulle stazioni di ricarica, quindi la 61851 e a quelle sulla bassa tensione, sulla compatibilità elettromagnetica, sulle emissioni in radiofrequenza e rispondenti anche alle direttive RIC e ROS sul non utilizzo di materiali inquinanti nella componentistica. Per Beh. questo... Bene, io dico, sei stato fantastico, veramente chiaro ed esaustivo, quindi Carlo io ti ringrazio, ti invito a tornare da noi eh, per prossimi video futuri, magari prossime pillole che realizzeremo, e grazie. Grazie mille Beh, a te e a me tutta Comoli. Anch'io ringrazio te e la Comoli Ferrari e arrivederci alla prossima incontro. Ciao a tutti. Chao.